Oggi 3 ottobre facciamo la prima uscita del progetto Kit Gamma, vogliamo fare il sopralluogo al rifugio della SAT Boè, che ospiterà l'installazione dei rivelatori raggi gamma e della stazione meteo inclusiva della misurazione dei fulmini, che sarà oggetto del progetto con le scuole che FBK ha proposto quest'anno e ha trovato sia il finanziamento di Caritro che quello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, perché il contenuto scientifico oltre che educativo di questo progetto interessa anche l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha una simile installazione sul Monte Cimone sugli Appennini. Il progetto Peace Gamma è una sorta di spin-off del progetto Gamma Flash, che è un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana con collaborazione dell'INAF, di Tor Vergata, dell'Università di Padova e del CNR. E FBK ha avuto l'idea di proporre detector analoghi a quelli che sono sul Monte Cimone e di portarli qui in questo bellissimo rifugio, in modo da avere un sistema analogo a quello che c'è appunto sul Monte Cimone a 2100 metri, mentre qui siamo a 2800 metri. Il vantaggio di essere qui rispetto al Monte Cimone è che siamo più in alto rispetto ai 2150 metri del Cimone, per cui abbiamo meno atmosfera, pertanto la radiazione viene meno assorbita all'arrivo sui detector, per cui ci aspettiamo di avere eventi più interessanti rispetto a quelli che vediamo sul Cimone. Proprio qui sotto vedremo il rifugio dove installeremo il nostro sensore. Lo vedete qua, rinnovato da poco. Guardate che spettacolo. Ah, dal buco. Siamo al rifugio Boè, 2873 metri. Iniziamo ufficialmente il progetto Peace Gamma. Un progetto cofinanziato dalla Caritro che vede la partecipazione di 7 istituti scolastici superiori. Oggi abbiamo la partecipazione in questo primo sopralluogo dove siamo venuti a fare qualche misura e qualche rilievo per le installazioni che faremo in tarda primavera. Abbiamo la partecipazione di INAF, SAT, e i colleghi di FBK e 2 docenti dell'Istituto Tecnico Marconi di Rovereto che sono riusciti a essere qui con noi oggi per i primi rilievi. Vedi l'anemometro. Siamo anche contenti che vengano portati qui studenti delle scuole superiori, perché oltre al fatto insomma di conoscere quello che è l'esperimento e lo studio che si sta facendo dal punto di vista prettamente scientifico, però insomma è un modo anche per avvicinare le persone giovani alla montagna. Insomma, noi ci teniamo. Nel rifugio qui abbiamo anche una sala nella quale eventualmente si può fare un po' di didattica, per cui è attrezzata apposta, per cui se le scolaresche o le classi che partecipano al progetto possono venire qua e in qualche modo insomma usufruire anche di questa struttura, è una cosa insomma che ci interessa molto. È un modo praticamente per avvicinare sicuramente i giovani alla montagna. La fine, qua c'è la piastra dell'elicottero, quindi bisogna lasciarla libera questa. Per dire, però lì insomma faccio una foto da questo telefono da sotto, il ricevitore di fulmini, ma lì è di stare sopra quella lì è di Dolomites Network, non va bene questo tetto qua? No, perché sopra il tetto, sopra, però se lo metti qua i collegamenti era più facile farmi lato di interferenza, che non lato i fulmini. Beh, sul tetto è aperto il tetto, no, il punto è dal tetto lì hanno già messo la stazione meteo. Quello lì tiene, nel senso. Sì, ma devi ancorare, non so. No, il problema è quello. Il problema è ancorare, che vedo di più invece. Dobbiamo capire se fa ancorare come. Perché. E metterci magari qualcosa, perché sennò dopo. Se noi facciamo una cupolotta tipo prova di cono, sì, con sopra sulla punta quel coso lì, sì, con dentro i detector. Sì, così va giù la neve. Esatto. È una vera gioia per me essere qua per dare il via a questo progetto, che nasce appunto da una mia idea in realtà, perché ho sentito parlare del progetto Gamma Flash dai colleghi dell'INAF che avevano installato questi sensori sul Monte Cimone, la cima più alta degli Appennini,
appunto per vedere raggi gamma che vengono dai fulmini. E perché no farlo con dei ragazzi, coinvolgendo le scuole, coinvolgendo il territorio. E quindi speriamo che questo progetto sia un successo e ci rivedremo qua a primavera con i sensori preparati per montarli. Ma insomma, ha senso di alzare così? Sì, no? sì, ha senso. Non so. Testa lì. Ah, non abbiamo guardato, te lo giro. Noi come gruppo di Data Science per l'industria della fisica ci occupiamo anche di analisi di dati meteorologiche, previsioni meteo. Infatti qui c'è già installata una stazione meteo al di sopra della quale andremo a installare il rilevatore di fulmini che servirà per attivare poi i rilevatori gamma. Sono Giorgio Arlanc, un docente dell'Istituto Tecnico Marconi. Parteciperemo con una classe, la quarta B elettronica automazione, a questo progetto. E oggi abbiamo fatto un sopralluogo al rifugio per vedere dove installare i sensori. Con la classe aiuteremo in questo progetto nel montaggio del sensore e anche nel rilevamento di dati, e sicuramente avremo anche il piacere di portare qua i ragazzi per l'installazione. Bisogna fare una schedina, sì. Popolare la schedina con un qualche concetto. Ma fare una schedina di roba elettronica? Sì. Era portata loro o no? No. Potremmo anche farne uno di gioco noi? Potremmo fare sì. Un PCB che dopo magari... L'informazione di cosa c'è su sta schedina ve la deve dare FBK. Io, quello che i ragazzi, piccoli step, possono fare, sono solo contento, ma sì. Il problema è trovare quali sono questi allora, step, perché se dopo c'è la robotica magari non la possono fare loro, la scatola Cesala, con la Cesala... Sì, poi al limite possiamo darvi anche noi il circuito e voi lo popolate, lo testate, ci possiamo anche passarvela. O se siete e noi glielo facciamo testare, saldare... Buongiorno a tutti, sono il professor Berti, anch'io vengo dall'Istituto Marconi di Rovereto. Siamo stati molto contenti di ricevere la proposta di partecipare a questo progetto. È un progetto di alto profilo scientifico, quindi insomma per una scuola come la nostra, che è un istituto tecnico, è sempre anche una fortuna avere la possibilità di partecipare a questo tipo di progetti. Speriamo di dare un contributo significativo all'attività e speriamo che gli studenti, soprattutto, che questo è l'importante, si arricchiscano veramente e soprattutto si divertano con le attività che gli andremo a proporre.